Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale a un nuovo video. Io sono Marika, in arte della postmoderna, e oggi facciamo un aggiornamento di letture estive, però qualche lettura risale alla tarda primavera. E mi sono accorta di non avervene mai parlato fino ad oggi. Fatemi sapere, come sempre, se avete letto uno o più dei libri che andrò a citare, cosa avete letto di bello e anche di brutto nell'ultimo periodo, e andiamo a iniziare. Primo romanzo di cui voglio parlarvi è Rosso, Bianco e Sangue Blu. Con questo romanzo io ho concluso la bibliografia di Casey McQuiston e anche con questo romanzo, il più pubblicato dall'autrice, abbiamo queer joy che sprigiona a ogni pagina, come in tutti i suoi romanzi. Devo dire che questo è forse quello che mi è piaciuto di meno. Il mio preferito è l'ultimo pubblicato anche in Italia, ovvero Ho baciato Shara Wheeler. Mi raccomando, leggete quel libro. E invece Rosso, Bianco e Sangue Blu mi è piaciuto, l'ho letto in realtà più per completezza che per un reale interesse, ma devo dire che mi ha intrattenuta molto molto bene. Io ho uno stupido pregiudizio riguardo non i romance, come ben sapete, non le commedie romantiche, come ben sapete, anzi, il mio grande amore per questo genere non l'ho mai nascosto, ma per uno specifico trope, ovvero il celebrity romance, perché qui che cosa abbiamo? Abbiamo come protagonisti, in caso non lo sapesse, il principe d'Inghilterra, Harry, non l'Harry di Spare, quello è un altro Harry, e il figlio della presidente degli Stati Uniti, Alex. Nella celebrity romance abbiamo questa dinamica che prevede che uno o entrambi i protagonisti della storia d'amore, per l'appunto coinvolti nella storia d'amore, siano celebrità o comunque persone conosciute. E qui cadiamo a pie pari, per l'appunto, nella celebrity romance. Con la celebrity romance, deragliare verso il delirante e, ma soprattutto più che il delirante, che a me piace pure, verso il demenziale, secondo me, un attimo, fare la frettata è un attimo. Ma non è questo il caso. Devo ammettere che sono partita piuttosto prevenuta, motivo per cui ho voluto studiare prima lo stile di Casey McQuiston per poi arrivare alla fine a questo romanzo su cui ero prevenuta, lo ammetto. Devo dire che non è il mio preferito dell'autrice, ma mi ha intrattenuta davvero bene. In caso non lo sapeste, è uscito di recente anche il film che io non ho ancora avuto occasione, modo e tempo di vedere, ma ci sono state recensioni piuttosto, piuttosto tiepide, ho sentito. Fatemi sapere se l'avete visto, che cosa ne pensate. Io ho iniziato a vederlo, ma mi sono interrotta. Comunque troverò il tempo per recuperarlo, perché sono molto, molto curiosa e approvo il casting. A me è piaciuta molto questa commedia romantica. Devo dire che non solo mi ha intrattenuta, ma mi ha anche divertita moltissimo. Ho ritrovato lo stile un po' meno maturo qui, perché ovviamente siamo al suo primo romanzo, di Casey McQuiston, la Queer Joy che vi ho citato poc'anzi, e mi è piaciuto anche l'approfondimento e la ricerca politica che c'è all'interno di questo libro, la rappresentazione della politica, delle dinamiche politiche che interferiscono con lo sviluppo della conoscenza tra i due innamorati. E poi è un libro che non solo mi ha intrattenuta, ma mi ha fatto veramente tanto, tanto, tanto divertire e ridere di gusto, che non è facilissimo, ma è proprio ciò che io cerco nelle commedie romantiche e non, cioè la capacità di far ridere. E poi l'umorismo è qualcosa di veramente tanto tanto soggettivo e personale, per cui non è affatto facile. E devo dire che con premesse che io all'inizio reputavo assurde, Casey McQuiston comunque ci è riuscita alla grande. Non il mio preferito dell'autrice, ma secondo me come lettura estiva è perfetta. Se cercate una lettura
estiva anche, vabbè, perché siamo agli ultimi, al colpo di coda finale dell'estate, e cercate qualcosa sulla scia di Casey McQuiston, vi consiglio di leggere Come uscita da un sogno di Giulia Peruzzi, che trovate un racconto, quindi una lettura molto molto breve che potete fare nel giro di un paio d'ore, e la trovate gratis su Wattpad. Io ho avuto il grande piacere di leggere la storia in anteprima pochi giorni prima dell'uscita, e ci ho ritrovato tanto, tanto Casey McQuiston nella Queer Joy. Come uscita da un sogno racconta la storia di, siamo nell'Italia degli anni 90, e racconta la storia di una ragazza costretta a passare l'agosto, il mese di agosto, dalla nonna in mezzo al nulla, e in sogno incontra quella che sarà il suo love interest. Quindi abbiamo l'Italia degli anni 90, una rappresentazione queer veramente ben fatta, ma conoscendo l'autrice e soprattutto la sua presenza online su Instagram e su TikTok, non avevo dubbi su questo, e abbiamo anche un pizzico di realismo magico. Ciò che a me è piaciuto, al di là di tutti questi ingredienti che incontrano il mio gusto, è una cosa peculiare che mi è piaciuta di questo romanzo, scusate, di questo racconto, è l'ironia dell'autrice. Molto delicata, e come un po' tutta l'atmosfera del romanzo, ma quando serve, pungente, e riesce a toccare le giuste corde e portare avanti il conflitto della storia in maniera intelligente e interessante. Quindi mi è piaciuto veramente tanto, vi consiglio di leggerlo se cercate un'ultima lettura estiva, tra l'altro molto molto breve. Poi andiamo con i cartacei, e risaliamo qua, mi sa, a fine maggio forse? Inizio giugno, chi lo sa. La terra che ci scorre in quante vene ci scorre questa terra? La terra che ci scorre nelle vene di Gabrielle Filto Scivà. Io ringrazio tantissimo la casa editrice Lindau per avermi inviato la copia anche di questo libro di Gabrielle Filto Scivà, di cui ho già nella tana e no, questo non è Gabrielle Filto Scivà, scusate. Prede, questa è Gabrielle Filto Scivà. La terra che ci scorre nelle vene è un altro romanzo di questa autrice femminista molto, molto particolare, che si occupa di femminismo e di ecologismo insieme. Ed è la naturale prosecuzione di Nella tana, suo primo volume, che io ho trovato delizioso, e Prede. Quindi io in realtà vi consiglio di, se non avete ancora letto questa autrice, leggerli proprio in quest'ordine. Come sempre, io apprezzo la Gabrielle Filto Scivà saggista, e i riferimenti a saggi femministi, naturalisti e ecologisti sono numerosissimi in questo volume. Quindi io spero sempre che Gabrielle Filto Scivà si converta alla non fiction, perché io è ciò che più trovo interessante della sua poetica. Per quanto riguarda invece la prosa di scrittrice invece più creativa, e per quanto riguarda più la narratologia, io trovo le sue storie sempre molto dense. Si parla di ecologia, si parla di femminismo, quindi tutte tematiche che io trovo interessanti e viste da una prospettiva, considerate da una prospettiva che è interessante, perché se non conoscete la vita di questa autrice, che è andata a vivere nei boschi, si è ritirata dalla civiltà per poter fare militanza da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, e vi consiglio di, insomma, di andare a cercare qualche informazione su questa vita molto particolare, che si riversa
nei suoi romanzi, nei suoi testi. Si riversa tutto l'amore per la terra, per l'essere umano e anche in la terra che ci scorre nelle vene, non è da meno, non viene meno questo. Abbiamo anche qui come in prede un'altra missione. Per salvare la terra, per salvare la natura e quindi puoi salvare anche l'essere umano. A questo si intrecciano le vite dei protagonisti che già abbiamo conosciuto nei romanzi precedenti. Io apprezzo sempre la sua prospettiva, che trovo arricchente e nurturing, non saprei come altro definirlo in italiano. I suoi romanzi, la forma romanzo, secondo me, non è la formula più congeniale per lei, ecco, secondo me, per la sua poetica, non per veicolare certi messaggi, anzi, ma proprio per la sua poetica, per il suo approccio alla letteratura e in generale all'arte. Quindi io la trovo sempre un'attrice super interessante da leggere. Spero si converta alla non fiction. Ecco. Poi abbiamo Mostri di Emerald Fennell. Questo nome, non so se vi dice già qualcosa, Emerald Fennell è la regista e sceneggiatrice, se non ricordo male, di Promising Young Woman, una donna promettente, film che io ho apprezzato. Mostri non è il suo primo romanzo traghettizzato Young Adult, perché è autrice per l'appunto di una serie, una trilogia di libri Young Adult, Shepperton Hall. E quindi non è il suo primo, che io non ho letto personalmente, ma non è il suo primo approccio alla narrativa per ragazzi, no, per giovani e giovani adulte. Mostri racconta la storia di una ragazzina che vive in un hotel della Cornovaglia, se non per l'appunto, sì, precisamente della Cornovaglia, ed è la sua estate folle in cui conosce questo ragazzino, anche lui piuttosto particolare. I due sembrano un po' i protagonisti di The End of the Fucking World. Anche le dinamiche disturbanti che mettono in gioco e tutto il percorso che fanno verso la perdita dell'innocenza è un po' la dinamica da una parte alla Stranger Things e ai romanzi di Stephen King e dall'altra alla The End of the Fucking World. Però qui il disturbante si fa sempre più pesante in riferimento al target, ovvero Young Adult. Quindi secondo me il target non è azzeccatissimo, perché questa mi sembra più una favola nera per adulti, cioè da new adult almeno in su. I due amici, neoamici, stringeranno per l'appunto un rapporto particolare e insieme indagheranno sulle strane sparizioni e morti che stanno avvenendo in questo paesino della Cornovaglia. Il tutto si fa sempre più disturbante e pressante. Abbiamo da un lato il filone delle ricerche, dall'altro il filone della perdita dell'innocenza, con un racconto con una voce femminile disturbata e disturbante, perché per il background familiare che ha e che ha avuto. Quindi a me non sembra un romanzo adatto a un pubblico chissà quanto giovane, proprio per il disturbante, il livello di disturbante che si fa sempre più pesante via via che la storia prosegue. Ma comunque io l'ho trovato, come anche l'altro lavoro cinematografico di Emerald Fennell, di mio gusto, perché sapete che io in queste cose ci sguazzo, e sempre molto, molto intelligente, molto tagliente, altre cose in ente che troverete voi leggendo.
Infine, una piccola delusione. Fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate, perché a me spiace parlarne in questi termini, ve lo dico subito. Ogni cosa illuminata di Jonathan Safran Foer, in questa edizione della Repubblica, Biblioteca della Repubblica, L'Espresso, vabbè, comunque, in caso vi dovesse interessare. Ogni cosa illuminata di Jonathan Safran Foer è il primo romanzo dell'autore, è un romanzo on the road, ma non del tutto, in realtà, nel senso che abbiamo tre filoni che si intrecciano su tre diversi piani temporali, storici e di luogo, quindi abbiamo una varietà di luogo e soprattutto di tempo. Uno dei protagonisti è per appunto Jonathan, lo scrittore, protagonista e autore, che decide di fare un viaggio in Ucraina per scoprire il suo passato, per incontrare e scovare sostanzialmente, trovare la donna che ha salvato la vita a suo nonno dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi abbiamo da un lato questo viaggio on the road, fatto con un ragazzo del luogo che funge da interprete, e quindi abbiamo tutta una distorsione del linguaggio un po' all'arancia meccanica, ma non con la stessa intenzione di arancia meccanica, e dall'altro abbiamo una rievocazione del passato di questo paese fino alla Seconda Guerra Mondiale. E poi abbiamo anche un filone che definirei romanzo epistolare, in cui il viaggio è concluso e l'interprete, il ragazzo interprete, manda delle lettere, scambia delle lettere con Jonathan sul romanzo che poi è quello che stiamo leggendo noi. Quindi ci sono vari livelli, c'è una complessità veramente ingegnosa, l'intreccio è ingegnoso. La trama sarebbe riassumibile anche in una riga, cioè uno scrittore americano, ebreo, si mette sulle tracce del suo passato con un viaggio on the road. Il viaggio on the road è il pretesto per giocare con questi salti temporali, che io trovo oggettivamente ingegnosi, anche perché con questo romanzo Jonathan Safran Foer offre al pubblico la sua prima prova di scrittore, ma non mi ha convinto al 100%, probabilmente per un mio gusto personale, che è sacrosanto. Non sono riuscita ad affezionarmi alla storia, ai personaggi, se non in qualche punto davvero commovente. Mi è mancato il gancio emotivo, se non in certi episodi raccontati, ad esempio al momento in cui il nonno di uno dei protagonisti dell'interprete, del ragazzo interprete, si mette a raccontare la storia, un episodio accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale. E a parte questi episodi in cui ho sentito il gancio emotivo portarmi avanti nel corso della lettura, per il resto non l'ho percepito se non per l'appunto in maniera discontinua. A me spiace tantissimo perché ci scommettevo veramente tanto, ci saranno altri libri. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie dell'attenzione. Rimani ancora con me, guarda un altro video e iscriviti al canale. A presto, ciao!